Avete già nelle orecchie la musichetta? Riparte la Champions League, la coppa più ambita d'Europa. Da questa edizione c'è la novità del VIP orario: due partite il martedì e due il mercoledì inizieranno alle 18.55, mentre le altre gare in programma slittano dal tradizionale orario delle 20.45 alle 21. Sarà proprio un'italiana, l'Inter, a scendere in campo in anticipo contro il Tottenham. Oggi debutta anche il Napoli, in trasferta con la Stella Rossa. Mercoledì alle 21 Real Madrid Roma e Valencia Juventus. Italiane a parte, ecco cosa ci aspetta in questa prima due giorni d'Europa. Clicca qui per il programma completo. Gruppo A, martedì il piatto forte è Monaco Atletico Madrid. La squadra di Simeone non è in un buon momento, dopo il pareggio interno in campionato con l'Eibar che ha fatto seguito alla sconfitta con il Celta. Il Ciolo deve però riscattare l'eliminazione ai gironi della scorsa stagione e non può iniziare col piede sbagliato. Il Monaco, profondamente rivoluzionato dal mercato, è squadra ancora da decifrare. Imbrigo e un Etaro iniziato male dopo la vittoria all'esordio. Sono arrivati appena due punti nelle ultime quattro uscite. L'altra gara vede il Borussia Dortmund impegnato sul campo del Brugge. I belgi hanno vinto 7 delle prime 8 partite ufficiali in stagione. Arrivano carichissimi al ritorno alla fase a gironi di Champions e mancavano dal 2005-06, ma i tedeschi conservano i favori del pronostico, sebbene nell'unico incrocio in questa manifestazione preliminare del 2003-04 il Brugge ebbe la meglio 2-2 in Germania dopo il 2-1 in Belgio dei nerazzurri. Gruppo B, martedì ha il raggruppamento dell'Inter ed entrambe le gare in calendario si disputano alle 18.55. Oltre al confronto tra la squadra di Spalletti e il Tottenham, di cui parliamo diffusamente nel resto del sito, ecco Barcellona PSV. Gli spagnoli sono ancora a punteggio pieno dopo 4 turni in Liga, mentre gli olandesi con il nuovo tecnico Van Bommelli in panchina hanno vinto 6 delle prime 7 gare ufficiali in stagione, segnando la bellezza di 27 gol. I problemi del PSV sono però dietro e il confronto nella casa di Messi appare proibitivo. Desktop minore di spent class uguale notification / span Napoli. Ecco cosa ti aspetta a Belgrado. Gazzetta Cherry X link copia embed copiati potrebbero interessare anche questo sito. Utilizza cookie tecnici e di profilazione proprie di terze parti per le sue funzionalità e per inviarti pubblicità, contenuti e servizi più vicini ai tuoi gusti e interessi. Chiudendo questo messaggio, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie per le finalità indicate. Per negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie o anche solo per saperne di più fai clic qui. Accetto security warning. Please treat the URL above as you would your password and do not share it with anyone. See the Facebook Help Center for more information. Gruppo C, martedì è il girone del Napoli, che esordisce a Belgrado con la Stella Rossa, sulla carta la Cenerentola dell'Otto. Liverpool PSG è invece la partita più bella dell'intera prima giornata di Champions. Di fronte si trovano le capolista di Premier e Ligue 1. Salah contro Mbappé, Firmino in dubbio contro Cavani, Mané contro Neymar, basta citare gli attacchi per capire a che spettacolo andiamo incontro. Non ci sarà ovviamente Gigi Buffon, squalificato dopo le dure parole nel post partita di Real Juve nella scorsa stagione. Fermato dal giudice sportivo anche Marco Verratti, espulso in PSG Real Madrid, ultima gara giocata dai francesi nella scorsa Champions. Niente italiani, ma la sfida resta di un fascino unico. Gruppo D, martedì per molti è il gruppo meno affascinante di questa edizione. Se ci riferiamo a livello tecnico, probabilmente è vero, ma se non altro non mancherà equilibrio, almeno sulla carta. Oggi si parte con Galatasaray Lokomotiv Mosca e Schalke 04 Porto. Turchi e russi si sono affrontati in Champions già nel 2002, con una vittoria a testa, curiosamente sempre fuori casa. Lo Schalke è in piena crisi, 0 punti nelle prime 3 giornate di Bundesliga, mentre il Porto viaggia ad alti e bassi dopo un buon sprint nei primi due turni di campionato. Gruppo E, mercoledì il Bayern di Kovac fa visita al Benfica alle 21 dopo aver vinto tutte e 6 le prime partite stagionali. Per i portoghesi sarà dura, sebbene i campioni di Germania siano alle prese con qualche infortunio di troppo. Tolisso e Rafinha agli ultimi stop del weekend. Nell'altra gara del girone, c'è il gradito ritorno dell'Ajax, che alle 18.55 ospita la Ecatene. Per i lancieri la ghiotta occasione di iniziare col piede giusto e dare la giusta piega a un gruppo dove sembra scontato lottare per la seconda piazza. Per i nostalgici sarà l'occasione di rivedere un Ear in Champions. Gruppo F, mercoledì il Manchester City è il chiaro favorito del raggruppamento. Il debutto della banda di Guardiola con l'imprevedibile Lione nasconde qualche insidia, sebbene il City abbia